Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente siamo arrivati all'ultimo giorno di lavorazione per quanto riguarda l'impermeabilizzazione del tetto e dei profili del camper. Che cosa ci manca? Ci manca a questo punto di dare la finitura, cioè proteggere la nostra membrana in modo che i raggi UV non la danneggino. Ci ho messo un pochino, sono stato alla Color Gross a Bologna, che è penso uno dei più grossi negozi di vernici, con la scheda tecnica della membrana e il gentilissimo commesso titolare, non lo so, insomma, abbiamo guardato un po' di prodotti, alla fine mi ha dato questo qua, ve lo faccio vedere. Allora, si chiama Dural Marine della Creon, d'accordo? È uno smalto sintetico fatto apposta per ambienti nautici. Infatti lo mette smalto resistente a graffi e agenti atmosferici, quindi è un anti-scratch e tiene gli agenti atmosferici, quindi pioggia, acqua, sole e tutto il resto. Non costa poco, perché due latte di queste qui mi sono partiti 50 eurini. Allora, ha uno sviluppo di 16 metri quadri al litro, il barattolo è da 750 ml, se la matematica non mi inganna, più o meno faccio 12 metri quadri a barattolo. Infatti io ho preso questo smalto per fare due mani di smalto sul tetto. Allora, durata, il venditore sempre mi dice, questo smalto dura circa 5 anni. Dopo 5 anni comincia leggermente a polverizzare. Quando polverizza, una bella lavata, prepari la superficie e ci dai sopra semplicemente un'altra mano. Andiamo avanti altri 5 anni. Tanta roba. Considerando che la membrana della Titan mi scrive sul barattolo che ha la garanzia di 10 anni, tanta roba. Fatevi due conti. Perfetto. Ora facciamo un attimo, vi prendo in mano perché facciamo un attimo un conto. Se ricordate, nella lavorazione io la prima mano l'avevo stesa con due mani di gomma liquida. Allora, la gomma liquida, essendo un polimero bituminoso, vedete che lascia questo tipo di colore, quindi sopra alla gomma liquida ci sono due mani di membrana MS Titan, perfetto, però comunque il polimero bituminoso rilascia colore ed ecco che colora chiaramente anche il profilo. In questo caso ecco perché vado a coprirlo con due mani di smalto sintetico. Diciamo che al momento, sempre per aggiornarvi sui prezzi, io ho speso, allora, 17 euro per il kit della gomma liquida che comprende il pennello, la benda rinforzante. In questo caso io non mi servivano, però li tengo lì perché sono comodi. Circa 110 euro per due latte da 10 kg totali della membrana, che mi hanno permesso di dare due mani ai profili e una mano bella spessa sopra il tetto. Se volessi dare un'altra mano, dato che mi sono rimasti più o meno 3,5 kg di membrana, ce ne vorrebbe un altro. Quindi se volete, avete l'idea di dare due mani di membrana sul tetto, contate che ci vogliono tre barattoli, cioè quindi 15 kg, ok? Per un totale, per adesso, diciamo di, quindi 112 euro più 117, facciamo i conti pari, voilà, 110 più 20, 130 euro, perfetto, ci vado ad aggiungere 50 euro, io ho speso circa 180 euro, compreso rulli, rollini, pennelli, nastro e tutto il resto. Per fare cosa? Tutto il tetto coibentato, tutti i profili coibentati con due mani di gomma liquida, due mani di membrana, due mani di smalto. Tanta roba. Intanto andiamo a lavorare che cominciamo a stendere sto smalto e vediamo cosa succede. Allora, prepariamo l'occorrente che abbiamo, la nostra vaschetta, il rullino. Nel rullino c'è questo rullino che mi è andato un pelo leggermente corto in modo che riesce a stendere più smalto, il nostro smalto e un po' di diluente, e lo passiamo tutto nella parte, diciamo, sopra del tetto. Vorrei provare a coprire anche l'oblò, se vi ricordate l'oblò posteriore l'ho coperto con la membrana, questo semplicemente ci do sopra una mano di smalto, ma ripeto, non è da fare, semplicemente per farlo ritornare, chiamiamolo bianco. Cominciamo a lavorare. Thank you.
intanto che noi stavamo lavorando sul tetto, c'avevamo la regia giù e si faceva i profili, ok? Quindi anche qua con lo smalto, ok? Allora, già lo smalto, vedete, è leggermente coprente, già ha cominciato a tirare via, ed era solo la prima mano, le pennellate, o perlomeno quelle un pochino più grosse, un pochino più fini. Ora sicuramente con la seconda mano miglioriamo, ma il prodotto è comunque difficile da stendere, me l'hanno detto dopo che c'erano le spatole, quindi appena arriveranno, però già comincia a prendere forma. Adesso è molto brillante chiaramente perché è appena steso, dopodiché prenderà praticamente lo stesso colore di tutto il camper, ok? Cominciamo a essere sul blindato discretamente. Finita la prima mano di verniciatura su tutti i profili e su tutta la membrana, lo smalto, come immaginavo, comincia già a coprire le imperfezioni, si cominciano a vedere di meno, ed è solo la prima mano, anche perché, come vedete, i polimeri bituminosi sotto della gomma liquida tendono comunque a rilasciare il loro colore, quindi sicuramente ci vogliono due mani. Questa, la prima mano, era una mano un pochino più aggrappante, la prossima è un po' più densa, è una mano coprente, diciamo che. Allora, le considerazioni anzi le facciamo dopo. Comunque, già fatto il tetto, già fatto tutti i profili, attendiamo adesso le 12 ore che ci dà la scheda tecnica, ne parliamo domattina, do la seconda mano e io di fatto ho finito. Farò un video alla fine anche inerente a tutto quello che è la lavorazione, perché per assurdo in corso d'opera mi sono accorto di alcune cose che si sarebbero potute migliorare, alcune cose che si sarebbero potute fare, quindi provo di darvi un video, diciamo, riassuntivo di tutti i prodotti che ho usato, che cosa ho usato e i costi, in modo che poi decidete voi. Il risultato finale lo vediamo nell'ultimo video, dove riepiloghiamo tutto. Ragazzi, alla prossima, vado a darmi un po' di diluente. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.